Lavoro online da ormai 10 anni e quello che ho imparato di più a fare è crescere sui social network. Vi parlo di YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Sono i social del momento, sono i social che ti possono permettere di ottenere visibilità. Che tu abbia magari un negozio o che tu faccia un lavoro in completa autonomia, che tu sia un imprenditore, questi social possono permetterti di ottenere visibilità e in un modo automatico clienti. In questo video andremo a trattare l'argomento crescere sui social. È l'argomento che può interessare veramente a tante persone perché oggi si vive più online che offline. Al di là del lavoro che noi facciamo, dobbiamo crearci una presenza online. Quindi noi, se abbiamo un negozio o siamo imprenditori oppure facciamo un lavoro in piena autonomia, dobbiamo creare la nostra presenza online. Dobbiamo prendere posizione, raccontare di noi, raccontare quello che facciamo, come lo facciamo e come possiamo essere utili alle persone. Se vuoi crescere sui social, se vuoi diventare famoso così, senza avere un senso, magari perché ti piace avere un milione di follower, chiudi questo video perché non parlerò di questo. Questo video è dedicato a tutte le persone che vogliono ottenere visibilità online grazie ai social, così da incrementare quelli che sono magari i loro guadagni e la loro visibilità online correlata al loro lavoro. Primo social. Il primo social è YouTube. YouTube lo ritengo importantissimo come social perché ti permette di creare la tua fanbase, ti permette di creare la tua community, la community che è interessata a sapere quello che tu fai. Puoi riuscire a creare la tua community, quindi YouTube può servirti per documentare quello che è il tuo lavoro, la tua esperienza, come svolgi il tuo lavoro e come potresti aiutare gli altri. Quindi fai in modo da fidelizzare delle persone in modo tale che tu riesca ad offrire quello che vuoi offrire. Ma ovviamente non è facile crescere su YouTube perché YouTube non ti dà tantissima visibilità, a meno che tu non vai ad utilizzare delle strategie ben precise per tentare di apparire davanti alle persone. E quindi per questo io utilizzo TikTok. TikTok è il primo social network che io abbia mai conosciuto che ti dà una visibilità pazzesca. Quello che tu vai a creare su YouTube, qualsiasi contenuto che tu vai a creare su YouTube, lo puoi riformattare in formato TikTok, lo puoi pubblicare su TikTok così da ottenere più visibilità. Ovviamente per ogni social devi adattarti. Se su YouTube funzionano i video un po' più lunghi e in formato orizzontale, su TikTok funzioneranno i video in verticale, molto più veloci, con sottotitoli e che non devono stancare l'occhio. Perché TikTok, a differenza di YouTube, è molto più veloce, è molto più frenetico. Basta scrollare con il ditino e subito si passa al prossimo video. Quindi noi dobbiamo fare in modo che le persone siano attratte da quello che stiamo dicendo o da quello che stanno guardando. Quindi l'aspetto visivo non deve stancare, né tantomeno quello sonoro e fondamentalmente l'argomento che stiamo trattando. Bisogna studiarli questi social, bisogna capire come muoversi su YouTube, su TikTok, perché sono diversi. Però TikTok, con la visibilità che ti dà, può farti apparire davanti a migliaia e migliaia di persone e tra quelle migliaia di persone ci saranno le persone che sono interessate a vedere e a seguire quello che tu fai. E questo è quello che ti interessa, perché a te non interessa avere un milione di follower e poi questo milione di follower non è interessato a vedere quello che tu fai. È importante avere anche solo 100 follower, ma sono 100 persone che magari spendono nel mio negozio, acquistano un mio prodotto, utilizzano un mio servizio, oppure mi seguono su YouTube magari e mi portano a guadagnare. Quindi non fatevi affascinare dai grandi numeri, non servono a niente. Questo è un qualcosa che si è imparato poi nel tempo e l'ho imparato pure io. Posso avere 400.000 follower, ma se nessuno di questi mi permette comunque di guadagnare e di portare avanti il mio lavoro come si deve, a me non servono a niente. Quindi TikTok è come se fosse il social dove io vado a buttare l'esca per fare in modo che abbucchino le persone che sono interessate a guardare e a seguirmi su YouTube. Perché su YouTube ogni volta che io andrò a caricare un video, gli iscritti al mio canale guarderanno un mio video e quelli che guarderanno il mio video saranno interessati a quello che sto dicendo ed è la cosa più importante. Successivamente puoi fare la stessa cosa anche con Instagram. Con Instagram non è semplice crescere se tu fai una pagina da zero e pubblichi contenuti tutti i giorni, perché Instagram è un po' come YouTube, non ti dà sta grande visibilità e devi fare la stessa cosa con TikTok. TikTok è la fonte principale di traffico che devi poi portare sugli altri social dove potrai parlare più in un modo confidenziale con le persone che ti seguono. TikTok deve essere un qualcosa dove tu vai a far vedere alle persone quello che tu fai in un modo molto più vario, senza entrare nei particolari, perché non puoi stancarli magari parlando del tuo lavoro che magari non interessa. Tra un video e l'altro che andrai a pubblicare ci saranno persone che abboccheranno e quindi automaticamente potrai portartele sui tuoi social. Su Instagram e su YouTube potrai parlare di più di quello che offri, dei tuoi servizi, di quello che fai, quindi potrai più approfondire quello che è il tuo lavoro.
qualsiasi esso sia. Se anche vuoi diventare un semplice YouTuber, puoi fare la stessa cosa. Se vuoi diventare un social media manager, è la stessa cosa. Se hai un negozio, è la stessissima cosa. Puoi fare vlog su YouTube, puoi raccontare su YouTube quello che tu fai, quello che tu vendi, come lo vendi, perché lo vendi. Trasmetti la passione per il tuo lavoro. Magari hai un negozio di scarpe, puoi parlare delle scarpe, dei vari modelli, di quali scarpe ti piacciono di più, e puoi condividere questa passione con altre persone che sono interessate. Possono diventare in modo automatico clienti. Oltre a questi piccoli step che ti ho elencato e che sono cose che effettivamente puoi fare, esistono tantissime altre cose, tantissime altre strategie per cercare di crescere. E ovviamente queste sono cose che tu andrai a scoprire man mano che intraprenderai questo percorso. Ma sta di fatto che questo video vuole invitarti a prendere posizione online. Non puoi restare al di fuori, perché purtroppo il mondo gira così, siamo tutti online. Prendo posizione, ho un mio canale YouTube, mi racconto, le persone sanno, devono sapere quello che io faccio per il mio lavoro e cerco di coltivare un pubblico su YouTube, su Instagram, su TikTok affinché io possa migliorare nel mio lavoro, posso ottenere più clienti e posso effettivamente guadagnare di più. Questo è l'intento. Ovviamente fare un percorso online non è per niente semplice. Come ti dicevo, esistono tantissime strategie per riuscire a crescere online. Ma quello che ti chiedo di fare è iniziare. Nel momento in cui inizi, da cosa nasce cosa? Mettiti in gioco. Non dire non voglio metterci la faccia. Oggigiorno tutti ci mettono la faccia nel lavoro che fanno. Se non lo fai tu, lo farà qualcun altro a posto tuo e magari si prenderà quella fetta di pubblico che potrai avere tu. Per farvi capire, su TikTok c'è Donato, il salumiere, un salumiere che si è pubblicizzato su TikTok. C'è una ragazza che non fa altro che attaccare delle pellicole sui telefonini ed ha 2 milioni di follower, con video che hanno delle visualizzazioni pazzesche. E fuori al suo negozio ha la fila e quella non fa altro che attaccare delle pellicole sui telefoni. Ci sono altre persone che fanno dei lavori tradizionali e online sono riuscite a farsi conoscere. Quello che dovresti fare anche tu con il tuo lavoro. Spero che questo video ti sia stato utile. Puoi iscriverti al canale se vuoi vedere altri video del genere, perché inizierò a portare argomenti simili. Puoi seguirmi su Instagram, investi sul web. Mi raccomando, attento agli account fake. In ogni caso trovi il link qui sotto in descrizione. E fammi sapere con un commento cosa ne pensi. Grazie per essere arrivato fino a qui e noi ci vediamo alla prossima.